Buonasera, si conclude sul 3-2 la partita tra S Informatica e gli Intoccabili, quarti di finale. Siamo in compagnia di Carne Molla per S Informatica, ciao, è autore di due reti. Allora, raccontaci la partita. Buonasera a tutti, intanto complimenti all'altra squadra. Una partita che inizia 7 contro 6 è già strana di suo. La nostra colpa è stata quasi essere troppo sicuri della vittoria e non sfruttare le occasioni che abbiamo avuto all'inizio, cosa che avremmo dovuto fare. Il caldo rendeva l'atmosfera molto 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 faticosa, ma il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, onore agli avversari perché con un uomo in meno hanno tenuto molto molto bene il campo. Bene, siamo praticamente alle ultime fasi del nostro torneo, un buon risultato già essere arrivati fin qui. Adesso ci sono le due partite più importanti, cosa pensi che succederà? Siamo una squadra in cui io e altri pari ragazzi siamo più grandi, però abbiamo due o tre ragazzi più giovani che ci aiutano a correre di più. Mi sembra una squadra molto completa la nostra, speriamo di arrivare almeno a fare delle buone prestazioni. Sappiamo che ci sono squadre più forti di noi, ma noi abbiamo cuore, siamo una squadra con molto cuore, cerchiamo di giocarcela fino alla fine. Bene, allora ci vedremo in finale? Lo spero, sì, si spera sempre, ottimismo. Bene. Ciao. Auguri, ciao, grazie. A tutti, grazie. Siamo qui in compagnia di Ragusa per gli Intoccabili, quindi battiti finali di questo torneo per voi, è successo quello che forse non vi auguravate all'inizio del torneo appunto. Allora, raccontaci questa partita e dici le tue impressioni. Vabbè, impressioni. Già il buongiorno si dà dal mattino, quindi cioè ogni domenica siamo sempre a rincorrere il numero per giocare. Oggi ci siamo presentati in 6, sapendo che comunque era difficile. Purtroppo in 6 comunque alla fin fine si stanca di più, si corre di più. La cosa drammatica, i miei compagni squadra li vedo troppo bene, però c'è da essere più cuore nelle partite. E loro tecnicamente ci sono forti, giocano bene, però oggi con un pizzico di grinta in più sicuramente ce la potevamo fare. Infatti avete perso di misura per un 3-2, quindi magari facendo qualcosina in più si poteva vincere questa partita. Sì, ripeto, abbiamo giocato bene, anzi, ripeto, eravamo sempre 6 contro 7. Loro eravamo per i cambi, a quest'ora del pomeriggio comunque con 40 gradi all'ombra. L'unica cosa che mi dispiace perché alla fin fine forse noi, i più grandicelli, io e Massimino, abbiamo corso un po' più dei ventenni, che dovrebbero essere un po' più freschi, però ci sta, nel senso la stanchezza, magari il nervosismo per essere un in meno. Tutto sommato comunque abbiamo giocato bene, questo è importante. Bene, sono passate 12 settimane dall'inizio di questo torneo, un resoconto, com'è stata l'esperienza? No, vabbè, carino, poi Alessio fa sempre bellissimi tornei, quindi cioè, la mia presenza è sempre è costante nei suoi tornei, quindi speriamo l'anno prossimo di fare una squadra più competitiva e di lottare magari per un posto più in alto. All'anno prossimo allora, grazie. Ciao.